poi sia resa disponibile a chi fa ricerca in modo semplice, perché comunque sia si tratta di fatti complicati. Noi adesso a Milano stiamo rilavorando sul processo di Piazza Fontana, cioè è un processo che si è spostato per mezza Italia. Chi, uno storico che vuole andare a lavorare su un processo come la strage di Piazza Fontana, cito questo come ce ne potrebbero essere altri, può anche passare metà della sua vita a fare solo questo. Ora, se noi abbiamo un compito è quello di aiutare a consultare la documentazione e servirci degli strumenti informatici oggi per far ciò che questo accada nel miglior modo possibile, credo che sia un'operazione di trasparenza massima e importante, soprattutto per diminuire anche gli sprechi, perché voglio dire, anche questo ha un suo perché. Concludo. Credo anche che la documentazione sia un potere enorme che uno Stato ha e che alcune persone, diciamo, usano, se così si può dire. E questo messaggio importante che ha avuto la direttiva è stato anche un po' quello di dire: io mi assumo la responsabilità di lasciare che questo potere vada nelle mani dei cittadini, perché uno Stato che vuole che si faccia chiarezza su tanti fatti criminosi che sono avvenuti nel nostro paese, perché vedere oggi siamo a 120-130 formelle, mi sembra, no? 180. 180, arriveremo a 430. Ora, non è successo un solo fatto, io dico sempre questo: non possiamo pensare che non c'è stata, non conosciamo la storia di un grande fatto tragico che è accaduto nel nostro paese. Sono morte centinaia di persone. E noi non conosciamo poco, conosciamo tanto, perché non è neanche vero il contrario, cioè non è neanche vero che non si sa nulla, non è neanche vero che le responsabilità sono da attribuire vagamente a qualcuno. Si sanno tante cose e si sanno tante cose anche grazie all'impegno delle associazioni e dei cittadini che si sono assunti anche questo ruolo di testimonianza, questo ruolo di supplenza istituzionale in tanti casi. Quindi è importante dire anche che si sa. E tramandare quello che si sa è importante affinché non si perda la memoria di questo. Quindi, secondo me, devono coesistere diversi percorsi, quindi il percorso della memoria, il percorso della testimonianza, finché ciò sarà possibile, perché io mi pongo sempre nella prospettiva tra 100 anni che cosa sarà di questo, no? E quindi gli archivi ci servono per questo, servono per chi verrà tra 100 anni e si chiederà che è successo a Brescia il 28 maggio del 74. Sicuramente ci sarà la testimonianza di queste formelle che tra 100 anni ci saranno e qualcuno, leggendo quei nomi con quelle date, si chiederà chi erano quelle persone. Quindi questo è un progetto importante che va valorizzato e che e dà un esempio di come si lavora sulla memoria e sulla testimonianza. Quindi ringrazio Milani e tutti coloro che lavorano a questo progetto e il sottosegretario per l'impegno e il tempo che sta dedicando a questa cosa, e mi auguro che anche questo percorso del centenario Moro che noi abbiamo iniziato inaugurando il sito su Aldo Moro, appunto www.aldomoro.eu, restituisca un grande statista italiano come Moro è stato quel pezzo di vita che non si conosce e che questo paese merita di sapere e di conoscere, perché le vite delle persone sono molto più importanti, secondo me, del ricordo poi e della commemorazione della morte. Grazie. Grazie. Delle persone che abbiamo ricordato questa mattina. Io darei la parola immediatamente a Mimmo Franzinelli che affronterà la ricerca archivistica delle nuove forme documentali. Sì, io parto da un riferimento di Mario Milani su
sul fatto che si debbano interrogare queste carte, ecco, è verissimo, ma si deve fare qualcosa di più, qualcosa che è ancora più problematico, più difficile, le si deve interpretare, le si deve calare nel loro contesto specifico e che è tutto da ricostruire. A Brescia, in un certo senso, siamo in una situazione di eccellenza a livello nazionale, non c'è dubbio, e lo dico per dare ulteriori stimoli, non per riposarci sugli allori. Le stesse presenze di oggi dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, al sovrintendente dell'Archivio Centrale dello Stato, Agnese Moro, ne sono direi la testimonianza. Per cui siamo a un buon punto, facciamo ancora di più. Le formelle, quest'estate sono stato a Montevideo a lavorare con l'Istituto Italiano di Cultura e mi ha molto colpito nella città vecchia, una sola formella c'era, e sul marciapiedi, e c'era più o meno scritto: in questa casa e c'è stato un delitto orrendo, un femminicidio, e il lavoro prevale sulla morte. Solo una, ma mi ha aperto una finestra e mi ha creato un nuovo rapporto con l'ambiente. E forse vorrebbe anche qui la pena per i femminicidi, per gli omicidi bianchi sul lavoro, di fare una riflessione, perché sono cose che purtroppo si tende a dimenticare sbagliando. Il riferimento della dottoressa Moroni alle traversie anche geografiche del processo di Piazza Fontana, benissimo. Noi storici dobbiamo dare la percezione del fatto che il fascismo innovò negativamente alcune cose, una è proprio stata questa, la vocazione dei processi, per cui il processo Matteotti fondamentale, da Roma, sede scomoda, Firenze, Chieti, e poi nel dopoguerra altro trasferimento, diciamo, e ha una logica questo di trasferire i processi, far passare il tempo, annacquare, lasciare che la memoria vada ad attenuarsi, per cui non avviene per caso, ma c'è una ratio che è opportuno conoscere. Allora, gli archivi. Io vorrei mettere in guardia soprattutto i giovani da un rischio che chiamo di tipo positivista, cioè pensare che negli archivi ci sia tutto, che basti trovare la carta, il documento, la pistola, l'umano. Non è assolutamente vero. Negli archivi noi dobbiamo stare attenti a quello che c'è, a quello che manca, non tutto si scrive, e a quello che è stato scritto falsificando, perché la cosa più pericolosa, e i depistaggi sono passati soprattutto su questo, i depistaggi sulle stragi, è costruire documenti dove c'è un mix di verità e di menzogna, perché la menzogna a questo punto sovrasta la verità e non riesci più a differenziare e non riesci più a distinguere. Questo vuol dire che è molto difficile lavorare negli archivi, in particolare negli archivi direi di storia contemporanea. Io ultimamente mi sono un po' appassionato al discorso dei falsi, è un discorso terribilmente moderno. Guardate che su documenti falsi hanno costruito guerre, la guerra in Iraq, la prima, su documenti falsi dei servizi segreti. Pensate allora come il falso modifica la realtà, incide e falsa migliaia di vite umane. E mi ero occupato di un mito, il falso cartello Cioci Mussolini, di un altro mito, i falsi diari di Mussolini, le false lettere attribuite da In Buona Fede, da uno dei più grandi scrittori degli anni 900, Guareschi, a De Gasperi, in cui avrebbe chiesto allo statista cattolico nel 1944 ai servizi segreti inglesi di bombardare Roma. Tutti falsi, e lo ho dimostrato lavorando anche sul contesto. E purtroppo i falsi imperversano. E allora negli archivi bisogna soppesare i documenti, legarli al contesto, raffrontarli a quante più fonti possibili. E fare una cosa che a me sta molto a cuore: il buon uso della ragione, guardarsi, e mi rivolgo ai giovani, dalle dietrologie, dalle semplificazioni. Non c'è il grande vecchio, basta con i misteri d'Italia, vediamo di svelarli ragionando, basta con quelle idiozie per cui tutti i servizi segreti degli Stati Uniti facevano il bello cattivo tempo in Italia, che è anche un bel modo, tra l'altro, di assolverci rispetto a quello che qui non funzionava. Non è assolutamente vero, certamente avevo una ingerenza perché eravamo in uno dei due blocchi, ma la storia l'abbiamo anche costruita noi, e quindi cerchiamo di assumerci assolutamente le nostre responsabilità. Io qui non posso citare storici e giornalisti, ma i titoli di due libri che veicolano delle idiozie pazzesche che passano per la maggiore. Una sottospecie di storico svizzero, che là non se lo fila nessuno, ma noi siamo molto provinciali,
gli eserciti segreti della NATO, le stupidaggini che passano, per cui il generale De Lorenzo piano solo sarebbe entrato a Roma con carri armati d'accordo con la CIA, non sta né in cielo né in terra. Un altro libro di un noto saggista, Il segreto di Piazza Fontana, dove spiega che il segreto di Piazza Fontana sta in una riunione tenuta nell'estate del 69 a Milano, nella quale c'era un agente della CIA, non mancano mai, il generale De Lorenzo e il generale Aloia, e hanno deciso di fare la strage. Allora, De Lorenzo era il piccione da 2 anni. Se De Lorenzo aveva un nemico giurato, era il generale Aloia. Si fossero trovati, si sarebbero sparati. Pensate che stupidaggini vengono veicolate e le troviamo anche sui giornali. Basta, basta con queste idiozie. E la storia contemporanea è una bella sfida, è una sfida alta. Vale la pena di giocarla, ma vi dirò, e lo dico ancora qui ai giovani, bisogna essere masochisti a occuparsi di storia contemporanea. E io lo sono decisamente, perché soprattutto per il libro che vorrei dire, ho costruito insieme a Magno Milani, se me lo consenti, La sottile linea nera Rizzoli, mi sono beccato 6 citazioni a giudizio. Tutte 6 finite in archiviazione, cioè mi ha dato ragione. Dopo anni, e nessuno mi ha ripagato delle spese, del tempo perso, ma non è solo una mia questione personale. Stiamo lanciando anche in questi giorni un osservatorio sulla libertà di ricerca, sui neofascismi di ieri e di oggi, perché c'è veramente una strategia per cui se dai certi giudizi su gruppi culturali, su persone, ti arriva la citazione a giudizio, che è chiaramente un sistema di intimidazione, ti vogliono puntare all'autocensura oppure di fare soldi, e gli editori tentano a scaricarti. Abbiamo lanciato un appello, ho sottoscritto tra l'altro un appello che fa riferimento alla Carta Fondamentale dell'Unione Europea. Le arti e la ricerca scientifica sono libere, la libertà accademica è rispettata. Tra i promotori ci sono, che so, Richard Bosworth, mio caro amico dell'Università di Oxford, che dice: ogni volta che esce un mio libro in italiano io sono preoccupato perché mi arrivano querele. Pensate un po'. E 2 volte è andato in Cassazione, alla fine gli è andata bene. Linda De Matteo, che ha scritto un bellissimo libro anni fa sulla Lega, Giovanni De Luna, Università di Torino, Marcello Flores e tanti altri di cui vi farò grazie, c'è comunque in internet. E quindi bisogna, nonostante tutto, andare avanti, perché c'è anche una testimonianza civile che dobbiamo rendere da cittadini a cittadini. Condizione degli archivi è abbastanza deplorevole, ma la tempora current, mancano i fondi, però ci sono anche delle realtà molto positive e ci sono funzionari e dirigenti che si impegnano. Io parlo come utente, quando vado a Roma funziona poco o niente, per fortuna l'Archivio Centrale dello Stato, ci sono dirigenti e funzionari meritori, le cose vanno un po' meglio, e c'è il sovrintendente che saluto con molta simpatia, che ha tutta anche una storia familiare che credo gli dia una motivazione particolare, perché è nipote di un grande personaggio della storia del Novecento, un deputato siciliano, Francesco Losardo, che è stato mandato scientemente a morire dal Tribunale Speciale e dal fascismo. Credo lui sia orgoglioso di questa storia, e in una parte della passione che mette ci sia anche questo DNA familiare. Dicevo, tra invece le piccole cose che non funzionano, non è senz'altro sua responsabilità, in Archivio di Stato, come in tutti gli archivi provinciali, per una sciagurata circolare del compianto defunto governo Berlusconi, praticamente lo studioso che chiede un'unità archivistica, che si chiama busta, fondone, e che deve fare delle fotografie, perché è una cosa più spiccia, è costretto a pagare questa gabella di 3 euro, che secondo me è totalmente immotivata, perché se noi due chiediamo 10 buste, io faccio le foto, lui non fa le foto, la spesa per l'amministrazione archivistica è la medesima. E quindi io, per il mio ultimo libro, Una storia del Tribunale Speciale, che uscirà fascista, che uscirà l'anno prossimo da Mondadori, un centinaio di buste, fate il conto, 3 euro a busta. Ecco perché dicevo che bisogna veramente essere masochisti. E concludo tornando a Brescia. A Brescia si è sentito questo riferimento del giovane e motivato direttore Lanzini: finalmente si aprirà, spero a breve, il fondo sulle corti straordinarie d'assise, 45-47. È un tassello fondamentale per la realtà bresciana, per capire cosa è successo dopo Salò
questa mancata giustizia, perché poi il 22 luglio del 1946 uscì l'amnistia Togliatti, che fu un enorme colpo di spugna, vediamo di recuperare a livello conoscitivo quella verità giudiziaria che invece si è persa e non c'è stata in Italia. Per cui dobbiamo essere consapevoli della nostra storia, crescere noi come studiosi, come democratici, e trasmettere assolutamente senza retorica, perché la retorica secondo me è un'arma terribile, la validità della democrazia, tra cui anche il confronto tra studiosi di scuole e di teorie diverse. Investire sui giovani, sulla scuola, in città c'è un altro progetto interessante, me ne parlava stamattina la DS della dirigente scolastica dell'Istituto Superiore De André, portano alcuni ragazzi all'archivio di Stato in via Galilei e all'archivio dell'Università Cattolica, dove ci sono i fondi dell'Istituto Storico della Resistenza Bresciana. Benissimo, avviamoli così i giovani alla ricerca, dicendo loro è fatica, ma è anche una grande soddisfazione capire da dove vieni e intuire il senso di marcia nel quale ti trovi. Per cui siamo su una strada lunga, difficoltosa, ma vale la pena di percorrerla in modo consapevole. Grazie. Grazie. Prima di tutto grazie al Presidente Manlio Milani e alla Casa della Memoria per l'invito a essere qui con voi oggi. È una giornata importante, il percorso che abbiamo fatto stamane, il percorso da Piazza della Loggia fino al Castello, che vede le formelle che ricordano tanti che hanno perso la vita negli anni più acuti del terrorismo, ma mi ha colpito, ho trovato anche alcune formelle molto recenti che fanno riferimento a stragi terroristiche contemporanee a noi. Beh, io credo che questo percorso, un percorso della memoria, richiama tutti noi alla responsabilità della memoria, che è una responsabilità verso il futuro, non solo giustamente verso il passato. Ognuno di noi si porta dentro ricordi, alcuni di voi molto dolorosi. Era giusto che quei ricordi fanno parte della nostra vita e ci accompagnano fino alla fine. Ma la responsabilità della memoria è anche la responsabilità verso il futuro, verso i nostri figli, verso chi verrà dopo di noi. Ha detto molto bene Ilaria Moroni prima, tra 100 anni possano capire, sapere perché quello che accade in ogni momento della nostra storia è parte della nostra storia, è parte di quello che trasmettiamo alle generazioni che vengono. E allora la memoria chiama anche una responsabilità del governo. Una responsabilità del governo a non lasciarla cadere. Ed è una responsabilità del governo e delle istituzioni verso la società italiana e verso la democrazia italiana. Credo che questa responsabilità debba prendere almeno due forme, debba prendere ancora di più, due forme. La prima, che richiamo, anche se un po' fuori tema rispetto al nostro appuntamento di oggi, ma ritengo giusto richiamare, riguarda i
trattamenti sotto forma economica, i benefici, diciamo così, chiamiamoli in questo modo, economici nei confronti delle vittime e delle loro famiglie e dei loro familiari. Credo che abbiamo fatto